La magia del calendario dell'avvento. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Cosa abbiamo già fatto per quest'anno il calendario dell'avvento? Affatto, non sono mai troppi i calendari dell'avvento e soprattutto ho deciso di venire incontro a tutti quelli che mi hanno detto che era bellissimo ma che era un lavoro lunghissimo e che quindi non si sarebbero potuti cimentare a fare questo lungo e bellissimo calendario. E allora, per i più pigri che non vogliono rinunciare però alla bellezza di un calendario dell'avvento tipo villaggio di Natale, ho la soluzione che fa per voi. Prima di scoprirla però, non vi sposto sul piano da lavoro se prima non cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti. E se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io vi aspetto sempre su Instagram e su Facebook, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te, per ulteriori contenuti, approfondimenti e rimanere in contatto in maniera più diretta. E poi vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una K, il mio canale di cucina insieme a mio marito Gabriele, ed Ombretta, il mio canale di lifestyle, dove ci sono molte chiacchiere insieme a tanti anche contenuti molto belli. Quindi cercate il meraviglioso mondo di Ombretta sul web in tutte le sue sfaccettature e adesso andiamo verso quella che è la sfaccettatura principale, quella creativa. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come realizzare un villaggio dell'avvento facilissimo e bellissimo. Ed ecco l'occorrente per il mio calendario dell'avvento ultra facile, il villaggio di Natale in scatola. Allora, una bella scatola, una scatola di stivali. Io qua ho la scatola di un puzzle. Vediamo se riesco a farvela vedere tutta. Eccola qua, la scatola di un puzzle che metterò da parte. Io userò per rivestirla una carta pacchi, voi potete usare la carta che preferite. Colla vinilica, pennarello acrilico bianco, due penne LS, un po' d'acqua, lo scatolo riciclato di una merendina, una riga bella lunga, forbici, taglia balza, matita, io userò la penna bianca ma la matita va bene lo stesso, un caffè. È un retro album, sapete i cartoncini retro album? Ecco quelli, uno di quelli. E ci servirà anche una pistola per colla a caldo con relativa stecca. Serviranno anche delle lucine con le batterie per illuminare il nostro villaggio. Mi servirà anche della carta velluto nera. Io qui ho un blu profondo oppure un nero già diluito. Gomma e matita. Iniziamo subito. Come prima cosa do un po' di colorito a questo cartoncino, che è solitamente sempre di questo color cartone super pallido. Come do del colorito? Spennellandolo con del caffè. Fate un bel caffè e passatelo su tutto il cartone. Questo non soltanto servirà per ambrare il colorito del cartoncino stesso, ma conferirà anche un profumo magico al vostro calendario, che saprà un po' caramellato, perché il caffè ha questo odore un po' caramelloso. Bagnate tutto il cartoncino e aspettate qualche istante che si asciughi. Apriamo la scatola lungo gli angoli, creiamo delle strisce che abbiano tutte la stessa profondità. Io come unità di misura prendo la grandezza della riga. Traccio le righe una dopo l'altra, così, e ritaglio. Per fare questo lavoro potreste usare anche i rotolini di carta igienica. Schiacciate il rotolino, così, prendete la misura e ritagliate. E avrete già degli anelli, perché questi saranno i vani in cui contenere i cioccolatini. Queste striscette di cartoncino le prenderò e le metterò da parte. Ripeto, non vi so dire esattamente quante ne occorreranno, perché dipenderà dalla grandezza della vostra scatola e dalla grandezza del vostro cartoncino. Guardate in cosa le uso e poi capirete che sarà facile vedere quante ne occorrono. Prendiamo adesso un barattolo, all'interno verso
della colla vinilica, facciamo il 50% di colla vinilica e il 50% di acqua. Preparo così una colletta, cioè una colla vinilica un po' diluita. Mescolo, mescolo, mescolo. Questa diventa un po' ambrata perché c'è un po' di caffè in mezzo, ma non fa nulla. Adesso prendiamo la scatola e foderiamola. Prendiamo un bel foglio di carta pacchi con la colla. Ripasso su tutta la scatola. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish... E poi con la mano stendiamo dal centro verso l'esterno, cercando di eliminare tutti i grumini. Qui, come quando si impacchetta un regalo, vado giù da una parte e dall'altra, creo l'angolo e poi piegherò in un secondo momento. Intanto faccio aderire. Voilà, e una volta fatta questa cosa, sempre con la colla mettiamo un po' di colla dentro la carta, un po' di colla così fuori e appiccichiamo ben bene l'angolo, così. Facciamo così su tutte e quattro le sponde. Anche le parti in cui non c'è l'angolo io le ripasso con la colletta, perché tanto poi ripasserò anche la parte frontale, e farò la stessa cosa anche sulla parte inferiore della scatola, quindi entrambe le metà della scatola. Per quanto riguarda il disavanzo superiore, poi passo la colla così un po' sul bordo, un po' sulla carta, e piano piano rigiro tutto, piego. Se non volete fare questo passaggio, vi basterà comprare una scatola pronta. Le vendono in qualunque cartoleria, delle scatole magari già rosse, verdi, del colore che preferite. E saltate anche questo passaggio, così non vi verrà facilissimo, vi verrà ultra facile. E quindi, come vi dicevo prima, ripasso poi anche tutta la parte superiore della scatola. Adesso, prima di continuare, devo prendere la misura della scatola in modo che sia perfettamente combaciante con la misura del cartoncino e ritaglio l'eccesso. Voi aspettate che il vostro cartoncino sia asciutto, io proseguo adesso a costruire il mio villaggio di Natale e comincio a disegnare. Ho già dato l'orma a matita, ma voi non la vedete, quindi comincio a disegnare le casette che lo comporranno. E voilà, le 24 casette sono tutte disegnate. Adesso non dobbiamo fare altro che definire ogni particolare della casetta, quindi disegnare le finestrelle. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like figgy pudding. We wish you a Merry Christmas.
disegnate le nostre 24 caselle, non ci rimane che aprire le finestrelle. E allora, quanto sono? Ma togliamo anche il disavanzo di villaggio, quindi questo, tutto quello che non è rientrato nelle costruzioni, quindi togliamo. E adesso apriamo tutte le finestrelle, stando attenti naturalmente a lasciare i due margini laterali ben attaccati al cartoncino. Segnate tutte le casette, mettiamo da parte un attimino il nostro complesso architettonico e riprendiamo la base che lo custodirà, acrilico o foglio blu, quello che avete. Questi quadratini è molto semplice. Innanzitutto prenderemo un'unica misura di altezza per tutti i quadratini. Come vedete, cosa faccio? Io prendo semplicemente la misura della base della finestrella, ora faccio questa, e segno semplicemente col dito e piego così. Segno anche la misura dell'altezza, che sarà qui, prendo col dito e piego. Una volta che ho le due misure, apro semplicemente le misure prese e piego. Così ho la misura esatta della finestrella. Creo un piccolo disavanzo. Metto la colla su questo. Appiccico all'interno, così. E poi cosa faccio? Vedete che qui c'è la linea che avevo segnato prima? Non faccio altro che aprire e schiacciare su quella linea e poi schiacciare sull'altra linea, quindi quella dell'altezza, e automaticamente verrà fuori il vano adatto per la nostra finestrella. Poi questo lo appiccicherò con un punto di colla a caldo, semplicemente, possibilmente dall'esterno più che dall'interno. Così, e là adagio. Prima di procedere ad attaccare il nostro calendario ed ultimarlo, inseriamo le lucine. Le metterò una per ogni casella e poi tutto attorno. Le fisso con un punto di colla a caldo. Carta velluto nera, taglio delle strisce da 5 centimetri e dopo aver messo le lucine sui retro fodero tutta la parte esterna. La mia carta velluto è adesiva, ma non importa perché io metterò lo stesso la colla e andrò a metterla, ecco, vedete, per coprire tutte le casette. Quindi intanto la adagio.
e poi metto un punto di colla qua e là per non farla più sollevare. Adesso prendo la scatola e sporco di colla i bordi di tutte le casette. Quindi con la colla a caldo fisso la parte inferiore del calendario alla scatola, faccio passare il filo di lato dentro così e attacco qui lungo il bordo laterale. Adesso con questo filo in eccesso non faccio altro che costeggiare tutta la costruzione. A questo punto il nostro calendario è pronto per essere farcito. Apriamo tutte le caselle. Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere che poi l'interruttore del filo, dopo aver girato, rigirato e rigirato, l'ho infilato qui di lato. Voilà, in modo che le batterie possano essere sempre cambiate e che sia sempre a portata di mano, ma non sia troppo visibile. Adesso apriamo tutte le caselle, ripuliamo dalla colla lì dove c'è qualche residuo. Inseriamo i cioccolatini, quelli grossi nelle caselle un po' più grosse, lascio uno più piccolo in quelli piccoli. A questo punto il nostro calendario è pronto. Adesso però dobbiamo sistemare l'ultima parte, cioè il tappo, che è troppo semplice in questo modo. E allora facciamo uno striscione con scritto Advent Village. Ed eccolo qui con tutta la sua bella scatola, un calendario dell'avvento da regalare. È finito Natale, non c'è più lo sbattimento di dove metterlo, si ripone nella scatola ed è subito pronto per l'anno prossimo. Finalmente un calendario, lo dico anch'io, un calendario facile da riporre e bellissimo da regalare. E allora create anche voi il vostro calendario facile dell'avvento in stile nordico e noi ci vediamo subito dopo le foto. Pollice in su per questo video facilissimo e bellissimo. Ciao!
ditemi, ho deluso le vostre aspettative? Ditemi, chi lo direbbe mai che dentro questa scatola riciclata si nasconde la magia dell'avvento? Guardate, togliamo il tappo e voilà, ecco tutto il villaggio. Ma non è bellissimo, ragazzi? Guardate tutte le caselline super farcite e sono talmente grandi che ci può entrare anche più di un cioccolatino, quindi anche un calendario per golosi. Guardate che bello, ed è spento così. Purtroppo con la luce sparata dai faretti non si vede la differenza tra acceso e spento. Comunque ve lo accendo comunque, vediamo se riusciamo a... No, non si vede proprio, così è acceso, però vi assicuro che al buio diventa subito di atmosfera. Vabbè, l'avete visto nelle clip, diventa subito di grande atmosfera. Allora sbizzarrite la creatività, è a costo veramente irrisorio. Quanto costa, ragazzi, questo coso? Il giusto il costo di un pennarello, che è sempre quello con cui ho fatto tutte le decorazioni, il villaggio, quest'altro villaggio, la scatola. Ah, giusto un upgrade, naturalmente. Poi io ho fatto un po' di chiaroscuro a matita su tutta la scatola perché mi piaceva dare questo movimento un pochettino più profondo al nastro. Però se non lo volete fare, anche tutto bianco viene bellissimo lo stesso. Insomma, io ci ho perso poi un attimino di tempo quando ho spento la videocamera. Bene, se questo video vi è piaciuto, fatelo volare nel web, promuovete il calendario dell'avvento parte seconda su tutto il web, cliccando tanti mi piace, lasciando tanti commenti e facendo tante condivisioni. Io vi ringrazio se lo farete, vi ringrazio se apprezzerete questo mio progetto, fatemelo capire con un pollice in su e con una condivisione, mi raccomando. E non mancate naturalmente al prossimo video di Ombretta, che già vedete spoilerato alle mie spalle. Shh, non vi dico altro. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao e buona preparazione al Natale.